salve. E quindi il problema c'è qual è? Mo tu che cosa fai qua? È che io stavo andando a presentare una serata a Belmonte Calabro, però uscendo dall'autostrada, perché ho deciso di fare l'autostrada invece scende Paolo, insomma, che poi abbreviava intelligente spirito giù. Siccome era un po' presto, dico vado dall'autostrada, esco a Falerna e vado a dare e poi arrivo a Belmonte. Ma uscendo da Falerna e sentito una durici burra, mamma mia, ti giuro che mi avevi stonato. E poi camminando ho trovato i manifesti della festa della cipolla di Campora San Giovanni. Ecco da dove veniva il profumo, l'odore della cipolla. E niente, allora mi sono fermato un po' qua, perché sai, noi che giriamo con il nostro lavoro abbiamo amici dappertutto. Chi ci dà un amico, con un nemico c'è pure, che voglia, non è che un Gesù pure, però abbiamo per fortuna più amici che nemici. E quindi niente, mi sono fermato a Cabora per salutare l'amici, però io dico sempre la verità, è più che altro per degustare qualche piatto a base di cipolla. E niente, stavo dicendo che voi vedrete questa cosa dopo che sarà passato questa giornata normale, no? Perché quindi a Belmonte Calabro è inutile che venite, perché io ci sono già stato oggi, che è il 13 di agosto. Però se volete seguire un po' qual è quello che è il calendario degli spettacoli di cabaret, potete andare. Io uso spesso, perché mi dicono di usare, guarda che adesso va di moda Instagram, ci ho provato, però o mi ci trovo. Io sono anziano e uso di più Facebook. Se andate su Paolo Marra, seguite insomma, diciamo, tutto il tour estivo dello spettacolo di cabaret, per cui mi farebbe piacere se qualcuno di voi che sta guardando venisse a trovarci. Perché di questi tempi, insomma, quattro risate non è che fanno male. È tutto qua, mo di altro non so che dire, perché essendo ancora più vicino alla cipolla che stanno preparando, mi è venuta su cosa che mi sta stonando un manco con chiodo, ma cipolla, chiude, cipolla, 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 cipolla.